Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Edizioni. Oggi farò vedere tutti gli acquisti che ho fatto nel mese di febbraio e le segnalazioni dei libri che sono usciti, che credo meritano attenzione. Oggi, wow, abbiamo una quantità di libri veramente interessante. Allora, partiamo con un mega classico che segnalo tutti i mesi, cioè National Geographic. Questo numero è dedicato alla ricostruzione di Notre Dame con degli grandi approfondimenti, anche se ammetto che comunque quello che mi ha interessato di più è il fotodiario all'inizio dedicato al praticamente le lande quasi desolate della Yakuza e con le fotografie di Carlos Folgoso Sueiro. Insomma, wow, un reportage fantastico, fantastico davvero. National Geographic è la rivista che non potete mai mancare di acquistare ogni mese. È un piccolo libro fotografico, forse anche di più. Prezzo 4,90 € il mese di febbraio, eccolo qua. Non me lo lascio mai scappare. Come non mi lascio mai scappare, il numero nuovo, il numero 17, Dorothea Lange. Della collana Visionari di Repubblica, Contrasto e National Geographic, curata da Michele Smargiassi. Naturalmente, Dorothea Lange non ha bisogno di presentazioni, parliamo sì di una visionaria, una fotografa che ha come dire, iniziato a fotografare, ha dato visibilità anche agli ultimi. La prima che ha, come dire, portato come missione questo suo obiettivo fotografico anche verso questi soggetti. Insomma, 17 numeri, purtroppo sta per finire al numero 20, però abbiamo veramente una collana gigantesca. Poi ho fatto una bella scoperta insieme a voi nella puntata in cui abbiamo parlato con Marco De Logu delle edizioni Punctum e ho acquistato esattamente proprio il libro che ci aveva consigliato Marco, e cioè Mohamed Keita, Roma 1020, la raccolta di fotografie, una selezione, perdonatemi, delle fotografie realizzate da Mohamed Keita e appunto nel decennio che va dal 2010 al 2020. Mohamed è un ragazzo che ha attraversato insomma l'Africa, insomma è un vero e proprio immigrato che ha sofferto insomma tutte quelle, come dire, quei passaggi che purtroppo sono ben noti, arrivato qui in Italia e ha scoperto o ha avuto modo di scoprire insomma il suo talento fotografico e ne sono rimasto ammaliato. Il libro è stato un acquisto veramente 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 molto molto valido e sono contentissimo di averlo fatto, oltre a essere comunque molto bello perché comunque la copertina come vedete è telata del costo di 30 euro e una foliazione non immensa ma comunque importante, una cinquantina di pagine, però comunque una bella selezione delle foto di Mohamed del costo di 30 euro, edito la Punctum. Se volete avvicinarvi a un'editoria di qualità con belle scoperte, beh, questo è il suggerimento di Marco De Logu che io ho colto subito. Naturalmente ammetto che colto da appunto questa ammirazione per Mohamed che ho avuto modo di incontrare anche all'EUR Photo Project e ho acquistato anche questo qua, Kene, spero di averlo pronunciato bene, Kene di Mohamed Keita sempre. Questa volta non sono foto di Mohamed, ma rappresenta questo lavoro una raccolta, una selezione della scuola, degli studenti della scuola di fotografia che Mohamed ha aperto nel suo paese grazie appunto a quello che ha imparato, la sua esperienza qua in Italia e alla possibilità appunto di riuscire ad avere questo capitale da poter investire. E non l'ho comprato perché ci riportasse il nome Mohamed Keita, ma l'ho comprato perché veramente mi sono accorto di come con una guida esperto comunque di talento come Mohamed, la produzione di questi ragazzi in questo villaggio africano è veramente magnifica, magnifica proprio. Quindi ne sono rimasto molto contento e l'ho acquistato. Edito da Edizioni Yogurt,
che è un editore di cui abbiamo già parlato in una puntata di edizioni, vi invito a scoprirlo. La qualità è molto bella del libro, copertina rigida, un formato poco superiore alla 5, di una foliazione di circa 140 pagine. L'ho acquistata a 25 euro, e oltretutto ho contribuito a perché questo libro, questo serve in parte a finanziare, sostenere la Onlus che si occupa appunto di aiutare queste persone. Quindi Mohamed Keita Kene, al di là dell'utilizzo molto molto virtuoso che si fa di alcuni di questi proventi, cavolo, è un libro molto molto bello, edito da Edizioni Yogurt. Continuiamo a bomba, perché questo mese ho fatto veramente tanti acquisti e ho approfittato di 3 giorni, solamente 3, che c'erano di sconto sul sito della Tashken, o Tashken, da quello che ho capito che si dice, perché come sapete io distruggo le lingue, e ho acquistato un po' di libri sul sito a uno sconto quasi al 50%. Prima di tutto Camera Work di Alfred Stieglitz, le fotografie complete appunto di questa notissima rivista di inizio 1900, wow, adesso no, addirittura anche prima, insomma, una vera e propria pietra miliare che mancava nella mia libreria e che sono contento di aver aggiunto con veramente una serie di lavori all'interno di questo libro, che sono non la preistoria, i capisaldi della fotografia e da dove è partito tutto quanto. Prezzo che potete trovare naturalmente anche in libreria a 15 euro, consiglio a tutti quanti, io ho avuto la fortuna di comprarlo a poco meno, quindi a 10 euro, è della Tashken Camera Work. Poi segnaliamo che comunque la buona Tashken, dopo aver speso insomma una discreta cifretta, mi ha omaggiato anche all'interno del pacco della sua rivista, che wow, è una cosa fantastica, perché consiglio a tutti, se avete modo, di metterci mano, perché credo che sia una rivista gratuita, perché non riporta da nessuna parte il prezzo, quindi è proprio come dire, un materiale pubblicitario pieno di grandi suggerimenti e, ahimè, un sacco di libri che ho voglia di comprare. Andiamo poi sui pezzi forti di questo mese con appunto quello che ho comprato sul sito della Tashken, e cioè Children di Sebastiano Salgado. Ragazzi, bambini, non so come è chiamato in italiano, questa è l'edizione quella internazionale, quindi ha riportato descrizioni in inglese, tedesco e penso francese. Comunque, al di là di questo, il libro è una raccolta appunto di tutti i vari ritratti che ha fatto Salgado nel corso della sua carriera con soggetti dei bambini, ed è anche questo uno spaccato fantastico di come l'umanità di Salgado, attraverso il suo occhio, vanno a ricercare delle sensibilità molto molto interessanti su i soggetti particolari come i bambini in tutto il mondo. Un libro molto simile che ho acquistato 2 mesi fa proprio sui bambini di Steve McCurry, e che è una cosa molto interessante, sono lavori che io credo che siano molto molto interessanti da avere, perché fotografare un soggetto come i bambini è una cosa molto difficile, e nel senso che il bambino è un soggetto molto sincero, diretto, schietto, come dice Steve McCurry, ma è diventato molto difficile riuscire ad avere la possibilità di ritrarli da parte di un fotografo professionista. Quindi, dopo aver comprato Steve McCurry, adesso anche Salgado, che affronta questo tema in maniera, che ve lo dico a fare, mirabile, magistrale. E poi scusate, non ho menzionato assolutamente niente di questo libro, che comunque, come vedete, ha una dimensione ben superiore alla 4, molto grande, circa 120 pagine, del costo approssimativo credo di 30 euro, questa volta mi sono dimenticato di quanto, ma credo che stesse sui 30 euro, eccolo qua, pagato solamente 10 euro sul sito della Tashken, non potevo farmelo scappare. Infine abbiamo pesante Genesis, sempre di Salgado. Insomma, questo mese ho voluto completare la mia collezione di libri di Salgado con questi due, credo di essere arrivata a 5 o 6. Grande, un libro enorme, bellissimo, mirabile,
Come vedete è di una grandezza incredibile la stampa, l'edizione, riporta più di 500 pagine, altrettante foto, si tratta del lavoro di Salgado, il primo probabilmente lavoro di Salgado dedicato completamente non più alle persone, ma semplicemente alla natura, agli ambienti, vegetali, animali, paesaggi, tutto ciò che comunque è per lui appunto la nostra genesi, ciò da cui siamo nati, eccolo qua, cioè il nostro pianeta, e ovviamente il suo, la sua dichiarazione d'amore al nostro pianeta, alle sue bellezze, e qui si vede tantissimo. L'opera è fantastica. Consiglio a tutti naturalmente di comprare praticamente qualunque cosa di Salgado, ma comunque anche questo Genesis, del costo di 60 euro. Wow, pagato solamente 30. Insomma, questo mese abbiamo fatto grandi spese a piccoli prezzi. Quindi basta stare sempre attenti e si può comunque, come dire, fornire, rifornire la nostra biblioteca personale, di libri fotografici anche a volte a prezzi contenuti. Detto questo, voglio fare le segnalazioni di ciò che è uscito questo mese. Allora, la prima segnalazione che faccio è Vivian Meyer, un'edizione con copertina rigida, dell'editore della Schira. Schira, è sempre un editore che mantiene una qualità altissima. In questo caso parliamo di una copertina rigida, 253 pagine, curato da Anne Morin. E si tratta di 250 immagini, molte delle quali inedite o rare, che vanno, come dire, a completare, se così si può dire, la presentazione del lavoro di questa fotografa, che ovviamente è un continuo divenire, e presenta anche capitoli nuovi, come ad esempio le foto eseguite da Vivian Meyer nel suo viaggio in Italia, dell'estate del 59, per la precisione, a Torino e a Genova. Quindi, per chi ama questa fotografa, ho già dei libri della bravissima Vivian Meyer, però consiglio anche questo libro per andare a chiudere e a completare il vostro catalogo, insomma, il vostro archivio di foto. Passiamo poi a una cosa completamente diversa, e cioè vedere l'impero, l'Istituto Luce e il colonialismo fascista. Un libro fatto da Gianmarco Mancosu, scusate se ho pronunciato male, editore Mimesis, o Mimesis, anche qua mi perdonerete per la pronuncia, la corposa fogliazione di 464 pagine. Va ad approfondire archivi fotografici e anche video in realtà, e non solo, della fotografia cinema di inizio Novecento, che divenne il mezzo che allora fu il mezzo principale della propaganda per, come dire, vedere appunto l'impero quello italiano, insomma, se lo vogliamo considerare così, e capire come le politiche culturali, le rappresentazioni visive e cinematografiche hanno poi avuto una caratterizzazione molto particolare, molto marcata di quel periodo. Uno splendido approfondimento per chi è appassionato di fotografia storica o comunque della storia della fotografia, in particolare ovviamente del nostro paese. Copertina flessibile, 32 euro, editore Mimesis. Molto molto bello, oggi al libri della Mimesis fanno libri con una qualità pazzesca. Continuiamo con due saggi. Tutte e due molto simili, anche se si differenziano sicuramente per l'aspetto con cui lo trattano. C'è L'uomo fotografico, cultura della fotografia contemporanea, di Fabiola Di Maggio, editore Emuse, di 94 pagine e copertina flessibile a 15 euro. Questo L'uomo fotografico, questo saggio è diciamo un modo per poter cercare di trovare ciò che di buono c'è ancora nella fotografia, in questo mondo che è, come riporta anche la Sinossi, una bolgia vorticosa di immagini superficiali, figlie dell'industria telematico-digitale, e che corre il rischio di farci perdere la.
la facoltà di comprendere quali sono le foto buone e la foto e le foto che non lo sono. Quindi l'uomo fotografico, cultura fotografia contemporanea, è un saggio che propone degli strumenti per cercare di recuperare la bussola per trovare la qualità delle foto, le foto buone, appunto, nel nostro turbinio di foto che sono parte ormai della nostra cultura e del nostro vivere. L'altro saggio che vorrei invece proporvi è l'ultima foto. Le immagini ci stanno fottendo. Dell'editore 6x6, autori Michele Neri, Enrico Ratto e altri, 96 pagine con copertina flessibile, costo 19 euro. In questo caso, invece che cercare di trovare degli strumenti, gli autori dialogano tra loro nel cercare di capire quale sarà invece il futuro della fotografia. Perché guardare, scrollare senza sosta fotografie, immagini, selfie, meme, fake, non solo stanca, ma anche distrae, annebbia la percezione del tempo e compromette la memoria del passato e l'attesa di un futuro. Insomma, una premessa che ci fa capire come si parte da un presupposto completamente diverso in questo caso qua. Gli autori danno per scontato che comunque questo maelstrom che è diventato la produzione fotografica attuale, che viene proposta nei social e non solo, sia un qualcosa di come dire, distraente, ma che probabilmente non ha modo di essere districato, e cercano di capire tra di loro nel dialogo quale possa essere il futuro della fotografia e dove sta andando la fotografia, possibilmente fotografia di qualità. Ovviamente queste sono delle indicazioni che ho estratto dalle sinossi dei saggi, ma entrambi i saggi sicuramente entrano molto più a fondo nell'argomento, e ovviamente la mia è una riduzione spietata per cercare di spiegarlo. Consiglio comunque a entrambi i saggi, perché secondo me sono due spunti diversi, ma che comunque secondo me vanno verso la stessa direzione. Infine, continuiamo velocemente con Interviste impossibili, i maestri della fotografia, di Roberto Mutti, copertina flessibile 14 euro, Silvana Editoriale, quindi lasciamo stare di che parliamo, Silvana, sempre garanzia di qualità, 96 pagine. Un libro che in qualche modo la premessa mi ha ricordato subito il libro di Michele Smargiassi, ma probabilmente questo è nato prima, non lo possiamo sapere e non ci importa. E la sinossi ci dice che è tutto iniziato nel 2019 con una rubrica pensata per un mensile di fotografia, dove ci si immaginava di dialogare con un'intervista impossibile con un grande autore, un grande autrice del passato. Da qui ovviamente hanno ampliato l'idea, hanno arricchito queste interviste, proponendo a questo punto un ventaglio molto più ampio di interviste, e credo che siano veramente, le ho lette, non mi ricordo quanto, ma ne avevano fatte veramente tantissime, forse una quarantina, non voglio dire una sciocchezza. Il tono narrativo è quello di un romanzo, quindi se vi è piaciuto il libro di Michele Smargiassi, questo non può essere da meno, sperando che comunque la bontà della penna dello scrittore renda questo romanzo, questo viaggio insieme agli altri fotografi altrettanto interessante. Quindi veramente, veramente stuzzicante questo libro. Finisco con ultime due proposte veloci. Ballad of the End dell'editore Dito Publishing, è un piccolo, dire, librino, libretto, pamphlet, non lo so, 34 pagine, con di varie dimensioni le pagine da sfogliare, quindi una vera e propria scoperta di questa proposta editoriale, pubblicata in occasione della performance Ballad of the End, una performance artistica ritratta poi in foto, unita ovviamente ai testi dello stesso, e in qualche modo ci fa rivivere, ci fa scoprire e apprezzare questa performance artistica con appunto l'utilizzo del mezzo fotografico come strumento di racconto. Le fotografie, allora, i testi sono di Jordi Pallares, spero di averlo detto bene, e Greg Jager.
le fotografie e anche l'editing del libro sono del duo che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo conosciuto quando abbiamo parato la dito, cioè Marta e Klim, Marta Picari e Klim Kuzweski. Spero, Klim, che io abbia pronunciato bene il tuo cognome. Infine, ritorniamo all'editore Musa di cui abbiamo parlato prima, per un altro piccolo buon libretto, insomma, di 132 pagine, brossurato, 18 euro, Errante, di Emilio Cribari. Questo libro è il risultato del vagare, dell'errare, appunto, un diario di viaggio tra le montagne e i luoghi più selvaggi e incontaminati dell'Appennino. Quindi rimaniamo qua in Italia. E qua in Italia mi ha stupito molto, molto, perché non serve andare comunque in luoghi lontani dal mondo per riuscire a, come dire, fare un resoconto potente della natura incontaminata. E quindi Emiliano Cribari va alla ricerca di tracce, silenzi, poesie che sono intrise nella luce e nelle voragini infernali, così riporta la descrizione, e nell'esplorare luoghi in maniera solitaria e incontaminati, appunto nel nostro Appennino. Quindi un vero e proprio diario di viaggio fatto per immagini fotografiche, che vi consiglio di sfogliare, perché di trovare qualche foto, perché sono veramente molto molto belle queste foto. Quindi questo mese ho fatto un sacco di acquisti, bellissime segnalazioni. Posso dire che veramente è stato un bel mese questo di febbraio. Naturalmente ricordo a tutti che questa rubrica non vuole essere esaustiva di tutto ciò che viene pubblicato in Italia, ma ovviamente solamente ciò che io ho acquistato e le segnalazioni che mi hanno colpito. Detto questo, vi auguro di scoprire uno di questi libri, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!